Amici di Radio Libere, questa sera abbiamo un ospite d'eccezione qui ad Agliana, il signor Vittorio Sgarbi, che ci onora della sua presenza con l'occasione di presentazione del suo libro Raffaello, un Dio mortale. La prima domanda che appunto le voglio chiedere, perché un Dio mortale? Beh, ho già risposto, forse era distratto, che è una bella definizione, non mia, di Vasari, che è il primo scrittore degli grandi artisti italiani, da Giotto fino a Michelangelo, e quando definisce il carattere di Raffaello arriva a dire che era un carattere così perfetto, così ordinato, così misurato, che era un Dio mortale, come è nella opera. Mi è sembrata una bella formula e devo dire che mi piace anche quello che lei ha detto di me, perché io sono anni che sono un ospite d'eccezione, cioè la mia vita è andare in giro per il mondo, apparire in comunità come quella di Agliana e essere, perché ciò che conta per gli artisti come per gli uomini che hanno fatto delle cose variamente notevoli è la fama. Una persona di fama è attraente, che tu lo vedi, è come se in lui ci fossero tutte le persone che ha incontrato. E quindi lei mi sta parlando e io in qualche modo sono felice di poter essere un ospite d'eccezione, nel senso che di norma non sarei ad Agliana, ma per eccezione sono qua, d'altra parte da qualche parte del mondo devo essere, oggi sono ad Agliana e porto con me Raffaello e lo racconto, sperando di fare una cosa anche divertente, di un artista che comunque ci ha detto molto di quello che noi siamo, di quello che sono i grandi valori della nostra civiltà, dell'Occidente e del cristianesimo. Quindi certo ha una grande responsabilità Raffaello, perché è un filosofo, non è un pittore soltanto, non illustra e non racconta delle storie, illustra e racconta dei pensieri, dei concetti. E quindi... Ma lei rivede qualcosa di se stesso in Raffaello? No, parlavo solo della notorietà, cioè che quando uno ha fatto tante cose appare e diventa come per un luogo, per una città, per un paese come Agliana, un ospite d'eccezione, cioè qualcuno che si fa vedere, che appare, no? E credo che sia in fondo, è come un circo, no? C'è un grande circo e io oggi sono il fenomeno del circo ad Agliana. E invece il motivo indispensabile per cui bisogna per forza leggere questo libro? No, quale... è scritto bene, è un buon racconto, ma uno può fregarsene, non leggerlo e farsi i cazzi suoi lo stesso, insomma, ecco, non è obbligato, ecco. La lettura è libera, libro e libertà hanno molte somiglianze, perché il libro è qualcosa che tu vuoi per capire qualcosa, se non lo vuoi puoi vivere lo stesso, felice, insomma. Quindi io credo che chi leggerà questo libro avrà qualche divertimento rispetto a qualcosa che potrebbe essere un saggio d'arte più tradizionale, perché io racconto la mia emozione, il mio rapporto con lui, il mio corpo a corpo, come dicevo prima, con Raffaello, per averlo rappresentato a teatro, in spettacoli. Questa sera è una conferenza, ma normalmente io faccio di Michelangelo, Caravaggio, Leonardo spettacoli a teatro e quindi per molte sere mi trovo a parlare di loro, non è una conferenza una tantum, è non so 50-60 volte che io ho parlato di Raffaello, e questo rapporto di confidenza e di dialogo mi ha indotto a scriverne quello che ne penso in questo libro. Per finire una domanda più leggera, la famosa capra. La capra. Ecco, vorrei chiederle questo epiteto, diciamo, zoologico. Che origine ha avuto? Perché mi querelavano quando dicevo uno stronzo o qualche altra cosa, con capra non mi querela nessuno. Sono contenti, mi dica capra e va bene. Ma ironicamente è diventato il suo marchio di fabbrica. Sì, esattamente. Quello è una parola di riconoscimento, una parola d'ordine. Grazie a Vittorio Sgarbi.